9 giorni dal 27 maggio al 4 giugno, da Sant'Agostino alla Fortezza del Girifalco, passando per Palazzo Ferretti e poi due weekend a tema e Tananai in concerto. È così pronta per partire la prima edizione di Cortona Comics, il nuovo festival per gli appassionati del fumetto. Abbiamo un evento dedicato ai giovani, ma non solo, evidentemente è un evento che sta suscitando tanta attenzione. Ci saranno disegnatori, saranno presentazioni di libri, ci saranno autori, ci saranno disegnatori, addirittura che lavorano per il Corriere della Sera, per il Fatto Quotidiano. Ci sarà un giornalista che è Filippo Conte, che si occuperà anche di presentare volumi e presentare personaggi. C'è una grandissima mostra di Cavazzano con oltre 100 opere inedite. Ci sarà Pietro Baldi, che è il nostro battitore libero. Tantissime voci per grandi e piccini. È un progetto molto ambizioso perché vuole far coincidere questa manifestazione divertente ad un progetto ben più ampio, dove grazie alla Scuola del Comics di Firenze abbiamo l'obiettivo di creare professionalità, e dalle professionalità nasce anche impresa. Quindi questa manifestazione dovrà nel tempo diventare la conseguenza e la vetrina di un tessuto che si creerà, che speriamo che si crei nel nostro territorio. Circa 50 gli artisti che arriveranno in città, tra loro anche due illustratori cortonesi testimonial del festival. Finalmente c'è un Comic Con a casa. Io sono veramente contenta perché finalmente non devo prendere aerei per andare ad una mostra del fumetto, ed è bellissimo poi portare anche i miei amici, le persone che mi conoscono da una vita, e fargli vedere il lavoro che faccio, quindi è bellissimo assolutamente. Quindi non vediamo l'ora di incontrare tutti gli appassionati di fumetto, i collezionisti, insomma, e il pubblico in generale che magari si vuole avvicinare a questo mondo vedendo proprio dal vivo gli autori del fumetto al lavoro. Il festival quest'anno si apre infine anche alla musica con una serata, quella del 1 giugno, con Tananai, che si esibirà in concerto allo Stadio della Maestà del Sasso di Camucia.